Anch'io nasco 80 anni fa da un'idea di un paese. Ha sempre militato in campionati dilettantistici fino a quando nell'80 la Paluani ha deciso di abbinare il suo nome al nome del Chievo. Un po' per, diciamo così, per salvarlo e tanto per passione. Dal 90 in poi è venuta alla Paluani un'idea così, un po' bizzarra, di provare ad andare con il Chievo in C2. Siamo riusciti ad andare in C2, poi è venuta un'altra idea un po' così bizzarra, siamo riusciti ad andare in C1, dalla C1 siamo miracolosamente riusciti ad arrivare in Serie B. Poi nel 2001 c'è stato l'approdo in Serie A. Ho avuto la fortuna di arrivare nei momenti migliori del Chievo, l'anno della salita in Serie A, quindi ho avuto la fortuna di passare gli anni più belli del Chievo, dove c'è stata questa favola, questa salita finalmente in una categoria massima, e quindi sono contento perché comunque sto passando ancora dei momenti bellissimi e spero di continuare ancora per molto tempo. Quell'anno lì direi è stato l'anno migliore nella storia nostra, è stato un evento planetario perché mai era accaduto che una società così piccola arrivasse nel massimo campionato e soprattutto mai era riuscita ad arrivare prima in classifica e starci per più di un mese. Mi sono trovato benissimo perché comunque non sarei rimasto così tanti anni al Chievo. È un ambiente fantastico, genuino, tranquillo, dove ti lascia lavorare nel modo giusto e quindi ti dà la possibilità di far bene. Il Chievo è fondamentalmente tanta passione, passione nel trovare nuovi talenti, nel trovare e rivitalizzare dei talenti che si sono persi. Il Chievo è passione perché senza quella non gireremo per l'Italia a fare scuole calcio con più di 2000 bambini, dove l'unica attività importante è il gioco e il gioco del calcio. La passione per noi è la benzina principale del Chievo, senza quello non ci permetterebbe di fare i sacrifici che facciamo, un po' come Paluani, senza la passione che mette per i propri prodotti non avrebbe senso di continuare a esistere. Beh, il presidente intanto ti dà molta passione perché lui ha particolarmente affetto per tutti noi, ci crede, noi riusciamo a lavorare nel modo giusto, siamo una squadra che dà tanto e riceve tanto da una società tranquilla che ti lascia lavorare nel migliore dei modi. La ricetta vincente del Chievo è l'unica ricetta che conosciamo e che abbiamo imparato dall'esperienza di Paluani, ed è amore in tutto quello che si fa, passione in tutto quello che tutti i giorni, mantenere sempre comunque una genuinità nei confronti delle persone e soprattutto mantenere un rispetto nelle regole, che è fondamentale per potersi dire di essere una società al di sopra di ogni sospetto. Per il Chievo la correttezza e il rispetto dei tifosi è la cosa principale, tant'è che ormai sono 8 anni che vinciamo consecutivamente la Coppa Fair Play messa in palio dalla Lega per il pubblico più corretto e più rispettoso. Un saluto a tutti gli amici di paluani.tv e un arrivederci a presto in campo. Ciao a tutti!